Allora, non so bene come gestire questa luce, come la metto qua per non accecarmi e per non essere completamente nell'ombra. Fantastomondico, come andiamo? È un po' che non ci vediamo, che non vi chiacchiero. Lo so, lo so, lo so. Sono perso. Che periodo? Bello, bello, ma pienissimo. E sapete che ogni tanto, beh, no, chi è arrivato di recente, e tra l'altro sono tante persone, grazie, mamma mia, che vi devo dire, grazie. Ecco, chi non mi conosce non lo sa, chi mi conosce sa che io ogni tanto devo fare un vloghetto in cui vi aggiorno, non mi piace lasciarvi da soli, non è giusto, e quindi vi aggiorno su quello che faccio, su come va, come non va, va benissimo, insomma, qualcuno sa, forse l'avevo raccontato nei miei vloghetti precedenti, io dopo l'esperienza. Il commissario Mariani, il narratore, che potete trovare su Audible, eccetera, una lunga serie di audiolibri, ho scelto per un po' di tempo di allontanarmi dall'audiolibro fatto per lavoro e quindi farlo solo qua per il canale, per voi, perché è stata un'esperienza bellissima che mi ha insegnato molto, ma anche molto faticosa e avevo bisogno di sfogo, di divertirmi, di leggere quello che avevo voglia nel modo in cui piace leggere a me, ovvero in un modo che ad alcuni potrebbe non piacere, piace a me e a voi, evidentemente, se mi seguite, e infatti vi ringrazio, anche per Sherlock, soprattutto incredibile. Io ho aspettato tanto tempo per unirmi alle schiere nutrite di audiobook narrator della YouTube Italia, che hanno letto Sherlock Holmes, perché sono stati tutti bravissimi quelli che sono venuti prima di me, quindi mi dicevo, ma io che cosa ho da aggiungere? La mia versione, sì, e quindi ci ho pensato per tanto, tanto tempo a come volevo farlo, poi alla fine ho deciso di mantenermi sul semplice e anche lì procrastina, che ti procrastina, alla fine sono arrivato e proprio perché c'è stata tanta gente sia molto brava che molto amata, e tutte e due le cose insieme, qui su YouTube Italia, a portare questi racconti, non pensavo che avrebbero fatto questa piccola esplosione che c'è stata. Insomma, è già tipo il terzo video più visto del canale e sicuramente io credo il primo per visualizzazioni in così breve tempo, proprio boom, esploso in mano. La mia pur esigua monetizzazione ha raggiunto dei picchi. No, per cui vi ringrazio, cioè sono veramente contento che vi sia piaciuto, ne arriveranno altri, ovviamente senza esagerare, perché mo non voglio fare neppure quello che gli è andata bene e quindi ci si tuffa e fa solo quello e non è questione di non viziarvi, eccetera, è proprio perché mi piace mantenere il canale così come è sempre stato, cioè un luogo di sfogo artistico dove ci troviamo, leggiamo un po' quello che ci pare, c'è un po' una programmazione. Ogni tanto mi do dei propositi che non rispetto, non sto riuscendo a scrivere quei racconti seriosi che volevo, sto scrivendo ancora appunti, c'ho un marasma di idee in testa che stanno ancora aspettando a prendere forma. E non stanno ancora arrivando quei vlog in cui volevo riprendere il registramondico e farlo più dedicato al voiceover, che è dove sto transitando adesso. Cioè, vi dicevo, no? Lasciati un attimo da parte gli audiolibri fatti per lavoro, ecco il mondo del microfono, cioè cosa faccio tutti i giorni con questo microfono, più voiceover puro. Quindi tante audizioni, gli speakeraggi, audioguide, istituzionali, explainer, tutto bla 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 bla, tutto il lavoro da speaker, doppiatore pubblicitario, a me piace più dire voiceover talent. Un giorno vi racconterò anche di questa attività, ma devo ancora avere quell'attacco d'arte particolare, non lo so, sto anche lì radunando idee e beh, mi conoscete, sono capacissimo, ecco, quando queste parole volanti escono dalla mia bocca, di non rispettarle, io rispetto un solo impegno, un impegno che si chiama Abbonamondico e approfitto. In realtà lo scopo di questo vlog è solo parlarvi di questo, non mi frega un cazzo di aggiornamento. No, sto scherzando, però ho pensato in effetti anche questo oggi, prima di farvi questo vlog, ovvero c'è tanta gente nuova ed effettivamente io comunico poco. La cosa degli abbonamondici, c'è
il trailer di canale dove il simpatico Albus Silente ci dice un po' di che si tratta. Io lo cito, l'Abbonamondico nelle introduzioni alle letture, quelle seriose, ma non mi spiego molto. In effetti forse espanderò un po' le introduzioni dei libri, ve lo spiegherò meglio ogni volta, così insomma, sperando che continuiate ad aumentare e che vi possa interessare. Che cos'è l'Abbonamondico? Per chi non lo sa, è il mio eurino simbolico per il quale io mi impegno a rispettare un piccolo proposito, ovvero le cose. Quando le ho pronte, registro un capitolo, gli do un'equalizzata, una compressione e ve la carico per gli abbonati, in anteprima, ovviamente, non in esclusiva. E mi viene in mente questa postilla. I video in anteprima per gli abbonamondici sono senza le pubblicità, sono demonetizzati. Pensateci, ve li potete ascoltare senza interruzioni. Dopo un po' di tempo, a seconda un po' di come va la marea, ricarico per tutti. Per esempio, nel caso dei Tre Moschettieri, mi sono fatto un calcolo, no, per non pubblicarvi né il mattonazzo grosso né tanti piccoli, ma quattro parti, di cui tra l'altro credo forse oggi addirittura, se no comunque in questi giorni, massimo la settimana prossima vi esce la seconda parte, no? Le quattro parti hanno i capitoli distribuiti equamente, quindi quando ce le ho pronte faccio un caricamento per gli abbonati e poi, dopo pochissimo, arriva per tutti. Sherlock, ho deciso di accumularne come Solomon Kane, almeno tre per raccolta, no? Volume 1, volume 2, volume 3, finché non... Boh, ecco, non è una questione di non viziarvi discorsi del genere, dicevo prima, è più un fatto di non bruciarcelo, no? Come ho fatto con le fiabe irlandesi, che tra l'altro per gli abbonamondici stanno uscendo di nuovo adesso. Ne abbiamo ancora due stagioni, credo, quest'anno e il prossimo, e poi dovrò trovare delle altre fiabe primaverili da portarvi in seguito, perché io voglio restare qua tanto qui con voi, che, cioè, insomma, se continuerete ad apprezzarmi sarete sempre una buona ragione per continuare a registrare e a divertirci insieme. E quindi, ecco, per gli abbonamondici escono, che siano gli audiolibri, che siano le altre cazzatone che faccio, in anteprima, tranne Mario lo Zozzone, perché nella mia testa c'ha senso che esca in contemporanea per tutti, perché c'è il discorso della votazione. Di nuovo, per chi è appena arrivato, se volete andate a verlo, a recuperare, è una narrazione trash fantasy, chiamiamola così, ambientata in un mondo che ho inventato insieme a un mio carissimo amico e da una letteratura vastissima della quale i miei fantastomondici vengono a conoscenza mano a mano negli anni che ci conosciamo. C'è tanta roba che stiamo facendo uscire un po' per volta, anche per via di riletture, di rimaneggiamenti che ci teniamo a fare. Ecco, in questo periodo, sì, da cosa sarà stato? Fine dell'estate scorsa? Autunno? Vabbè, stiamo uscendo con questo... lo Zozzone di Porta Maggiore, che è una narrazione a bivi. Come funziona? Funziona che io vi leggo capitolo o parte di un capitolo, come l'ultimo capitolo che era una metà del quarto, sì? Sto scrivendo in questi tempi la seconda parte di quel capitolo là e la sto scrivendo secondo il voto del pubblico. Cosa succede? Io leggo, scusate, dicevo, leggo il capitolo 8 e alla fine vi dico dove volete che andiamo e vi do una o due opzioni, e l'ultima volta ve ne ho date tre. Nei commenti si vota e io la parte successiva la faccio secondo quello che mi avete detto voi. E per questo, non lo so, se volete ditemi cosa ne pensate. Nella mia testa ha senso che ce l'abbiano tutti contemporaneamente. Tutto il resto, invece, ecco, questo è l'unico impegno. Tutto il resto, quando dico io voglio fare i vlog sì, i vlog sul voiceover, le cose seriose che voglio scrivere, magari le pubblicherò da vecchio, tipo
No, anche Tolkien ha pubblicato tutto. No, tutto no. Lo Hobbit forse era abbastanza giovane, ma mi sa che per Il Signore degli Anelli invoco appassionati tolkieniani per dirmi questa cosa. Vabbè, comunque, ecco, può essere che li vedremo quando saremo canuti in testa, no? E saremo comunque ancora qui con il Fantastomondico, quindi chi lo sa, chi lo sa. Andiamo a ispirazione. Quello che sappiamo è che continuiamo a leggere cose e a divertirci insieme e io vi ringrazio per essere sempre di più, vi ringrazio per l'affetto che mi date nei commenti. Vi ricordo che se volete potete seguirmi anche su Instagram, perché pure lì io quando carico roba nuova qui metto le storielle, quindi è un modo in più per tenersi aggiornati. Basta, tutto qua, credo. Spero che stiate bene, ditemi nei commenti come state. Vi mando a tutti un grande abbraccione, miei fantastomondici. Grazie. Portate pazienza, sto cambio di stagione mi sta ammazzando. Un bacione.